Hollywood for me is something which has always been something of a dream when I was a, when I was a young boy, to work in Hollywood. Hollywood è sempre stato il sogno della mia vita. Mio padre lavorava nel cinema già da 50 anni, quando io ho iniziato da ragazzo. Sono nato nel cinema e per me Hollywood è sempre stata una meta da raggiungere. Here in Hollywood the last year and living in actual residence within. Vivo qui da un anno. È un'esperienza fantastica. Anche a mia moglie piace molto. È il posto ideale per vivere, specialmente se uno è dentro al mondo del cinema. È come vivere in un film dal momento in cui ci si sveglia al momento in cui si va a dormire. Khan, principe guerriero, è un tipico film di fantasia ambientato in epoca medievale. È la storia di una specie di Tarzan medievale che lotta per vendicare l'uccisione dei familiari e degli abitanti del suo villaggio. Questo che vedete è il villaggio in cui vive, con le capanne costruite su palafitte alte circa 40 piedi. John è molto spiritoso. È estremamente elegante. Veste sempre con colori tenui, come i grigi. Sembra che il suo intero guardaroba sia composto da tutta la scala di tonalità del grigio. Tutti i direttori della fotografia con cui ho lavorato hanno qualcosa in comune, e cioè una certa calma, una specie di sicurezza in se stessi, di riservatezza. Sono tranquilli, non sono mai degli sbruffoni. And we can, there's another one down farther on the left hand side we can bring out. Okay? Chuck. Chuck. And then we'd have a floating one here. Yeah, yes. Yeah. So we see one. So Dennis. Dennis? Dennis! Dennis over there. Not one there. That one's going between the doorway and the window. Yeah. Thank you.
Oh yeah, I'm directing the picture and it's my first time working with John and questo film è il mio primo lavoro con John. È un'esperienza fantastica. John, in fatto di illuminazione, è di una bravura strabiliante, quindi per me è un'occasione per imparare. Fare un film e nello stesso tempo poter imparare da un maestro è davvero una grossa opportunità. That's a good boy, Kip. Good boy. We'll go right away. I never had any interest in becoming a cinematographer until. Non avevo mai pensato di diventare un direttore della fotografia fino al 1965. Quando ho incontrato Stanley Kubrick, che iniziava a girare 2001, il direttore della fotografia era Jeff Unsworth, ma Jeff non ha potuto portarlo a termine. Kubrick allora mi ha offerto di sostituirlo e così ho deciso che era proprio quello che desideravo fare. Nel cinema era la prima volta che si usava unicamente luce naturale, sfruttandola al massimo delle possibilità. Sul set si girava senza l'ausilio di nessun tipo di luce che non fosse quella naturale. Era proprio quello che io volevo. Era l'idea che avevo in mente. Now it was to be Georgie the General, saying what we should do and what not to do, and dim as his mindless grinning bulldog. But suddenly I vidded that thinking was for the gloopy ones, and that the omni ones used like inspiration and what bog's ends. For now it was lovely music that came to my aid. There was a window open with a stereo on, and I vidded right at once what to do. La mia preoccupazione principale sono le luci e l'illuminazione del set. Lascio sempre che sia l'operatore di macchina a occuparsi dell'inquadratura e dei movimenti di macchina. Di solito cerco di avere un operatore fisso che lavori con me sia nei lungometraggi che nei film pubblicitari, in modo che conoscendo il mio stile, il tipo di luci che uso, sappia già quello che voglio. Le mie sorgenti luminose sono spesso naturali, possono anche essere delle candele o delle lampade ad olio, così l'operatore stringe l'inquadratura il più possibile. Io sono il suo occhio attraverso l'obiettivo. You don't want to do this now, honestly. It's terrible, isn't it? It's different being on the other side, isn't it? Isn't it? Yeah. Well, I'll feed you a couple lines and you can say that to them. He'll feel more. He needs support. Okay, go ahead. Ti suggerisco io qualche battuta. Potresti dire. Go ahead, tell the man what the. Dai, digli che rapporto è il vostro. Ha bisogno d'aiuto. Dirò io che rapporto hanno. E affermo che è maledettamente importante, perché se non funziona dietro alla macchina da presa, non funziona nemmeno davanti. E quando va tutto bene, è come se fosse una persona sola, un'entità unica. Mr.
Come macchinista trovo che John Alcott sa sempre esattamente quello che vuole. Ha molta influenza su di noi, fa in modo che lavoriamo sempre al meglio. È duro lavorare con lui? No, assolutamente, rende tutto più facile, perché il vedere com'è sicuro lui di quello che fa ci comunica sicurezza, fiducia. Confidenza. And you will all perish by his hand. Will you dare that fate? You will not be saved until I'm satisfied. A cinematographer doesn't have to be a... Un direttore della fotografia non deve essere un uomo duro che si fa temere. Deve sapere quello che fa, avere una buona conoscenza del cinema e delle luci, capire le persone e sapere come farle lavorare per lui. Se si cerca di raggiungere una meta dovunque nel mondo e si incontra qualcuno, chiunque sia, che può dare qualche idea o consiglio, si deve ascoltare e imparare. Voglio dire, uno non deve credere che quando smette di andare a scuola ha finito di imparare. No, non è così. Si può imparare per tutta la vita se si incontra qualcuno che ha qualcosa da dire in qualsiasi posizione uno si trovi. Anche nella posizione in cui io oggi sono, accetto e tengo conto di tutto quello che uno ha da dirmi. Non sono presuntuoso. No, he's very soft, very sensitive, very È un uomo molto dolce, sensibile, delicato. Gentile, tranquillo ma non freddo. Abbiamo girato Barry Lyndon in Irlanda. È stata un'esperienza diversa. Giravamo di mattina, spesso pioveva, il cielo era coperto. Poi di colpo si schiariva. L'Irlanda è un paese in cui il tempo cambia rapidamente. È soggetto all'influenza della corrente del Golfo. E ci sono due strati di vento, uno più alto e uno più basso, e soffiano in direzioni opposte. Così capita che le nuvole si aprano nel giro di pochi minuti. Le formazioni di nuvole che si creano possono dare effetti straordinari. Succede tutto all'improvviso e se si è veloci si riescono a catturare questi stupendi effetti e movimenti, come è accaduto in Barry Lyndon. Different to any kind of other movie as far as photography was concerned because the lighting was so. È stato davvero diverso da qualsiasi altro tipo di film per quanto riguarda la fotografia. Gran parte del film è stato girato a luce di candela, con degli obiettivi speciali trovati da Stanley Kubrick, che non erano mai stati utilizzati in un film. Forse una serie di questi obiettivi era su uno Sputnik in orbita intorno al mondo, e l'altra la possedeva Stanley. Riuscivano a fotografare nel buio completo, una cosa mai accaduta prima. È stata una grossa esperienza. Era anche molto difficile, perché a volte non ci si poteva muovere di neanche mezzo centimetro. E c'erano delle volte in cui succedeva che ci illuminavano letteralmente, per tutto l'arco della giornata. But again with Kubrick, he is a perfectionist in every degree.
Kubrick è un perfezionista sotto tutti i punti di vista. Pretende che tutto sia giusto, perfetto. Quando si muove sul set, il suo genio e la sua fantasia lavorano e bisogna essere pronti. Non fa mai fretta. Lascia tutto il tempo per prepararsi. All'inizio mette in condizioni ideali di lavoro, preparando il set in modo che si abbia aperta ogni possibilità di intervento. Se uno ha delle domande che non sono ancora soddisfatte, lui sicuramente fa in modo che lo siano. Si impegna fino in fondo perché il lato visuale dei suoi film sia impeccabile. Io e Jack Nicholson avevamo i brividi ogni volta che lo sentivamo dire «Allora dammi il 18». Eravamo anche un po' delusi. È un obiettivo che andrà bene per l'arredamento, per gli oggetti, pensavo. Ma per i visi non credo proprio. Lo supplicavamo di usare un 50 o un 75. Comunque era molto difficile che venissimo bene. Penso che Stanley abbia preferito usare un obiettivo come il 18 per rendere leggermente deformati i nostri volti, in modo che la nostra immagine fosse un po' più paurosa, soprattutto per Jack che doveva impazzire poco a poco. Ma per me chissà perché l'ha voluto usare. È come quando si piange o come quando ci si guarda in uno specchio un po' deformante. Questo è l'effetto creato con il 18. John Alcott faceva del suo meglio. Delle volte ha anche cercato di venirci incontro dicendo «Stanley, perché non proviamo a mettere almeno un 50?» Niente da fare. Grateful again to Kubrick because without Kubrick I know for a fact that nobody else would have spent the money to achieve. Credo si debba essere grati a Kubrick perché nessun altro avrebbe rischiato tutti quei soldi per raggiungere quei risultati tecnici. Per me Kubrick è un inventore del cinema, un vero autore che mette tutto il cuore per raggiungere la perfezione del film. A volte sento dire da qualcuno: ecco, il tale o il tal altro sono come Kubrick. Nessuno è come Kubrick, nessuno. E si può saperlo solo se ci si lavora insieme. Ho sempre sentito dire che d'estate la luce della California non è una bella luce per girare. Non conosco ancora l'estate in California e quindi non posso dire se sia vero o meno, ma in questo periodo dell'anno, direi tra novembre e marzo, penso che ci sia la luce migliore che si può trovare, quindi sono fortunato. Le ombre sono sempre lunghe, la luce è bassa e morbida, non c'è mai una luce violenta ed è un grande vantaggio. Mi piace la luce naturale, quella che viene da una sorgente naturale. Per me la parte più eccitante di un film è l'aspetto fotografico. Sono le luci, le situazioni che si vengono a creare improvvisamente
e quando uno le vede pensa, devo sfruttarla subito, perché si sa che sparirà in un attimo, dopodiché non sarà più quella luce giusta e particolare. È straordinario poterla cogliere grazie agli obiettivi speciali che esistono oggi e poterla poi proiettare e rivedere. È emozionante. L'emozione consiste anche nel fatto che di solito non la si vede prima di 2 o 3 giorni, durante i quali si vive, come dico io, pericolosamente. Sono arrivato a Los Angeles per girare Vice Squad. E certo qui le luci delle strade sono incredibili, proprio sull'Hollywood Boulevard. L'illuminazione delle strade è come la luce del giorno. Per me questa era una sfida, perché per la prima volta usavo la pellicola ultrasensibile Fuji. Era molto interessante, perché potevo filmare gli attori mentre passavano in macchina per le strade, usando una luce supplementare solo negli spazi tra 2 insegne luminose, dove la luce non era sufficientemente intensa per impressionare la pellicola. Comunque la fonte principale di luce erano sempre le luci della strada. Faccio anche film pubblicitari perché durano solo 1 giorno o 2 e si può imparare molto dai vari stili dei diversi registi. La pubblicità serve per fare pratica. Ogni scena vale in se stessa, non c'è la continuità di un film, perciò è una buona scuola. Tutto quello che si impara si può poi mettere in pratica in un lungometraggio. Ma è vero anche il contrario, dal momento che io sono passato dal cinema alla pubblicità. È stato fantastico quando ho avuto la nomination per l'Oscar. Mi svegliavo alle 4 ogni mattina pensando cosa avrei fatto, cosa avrei detto se avessi vinto. Non stavo più nella pelle per 6 settimane aspettando il giorno della premiazione. Quando sono arrivato qui 3 giorni prima, mi ero ormai abituato e fino a 2 ore prima non era così terribile. Ero con mio figlio, che allora aveva 7 anni. Stavamo in piscina e all'improvviso mi sono reso conto che mancavano solo 2 ore prima che tutto iniziasse. Non sapevo assolutamente cosa avrei detto. Ho avuto un crollo totale. Non sapevo più dov'ero e cosa stava succedendo. Quando siamo arrivati al palazzo dell'Oscar, tutti dicevano, bevi qualcosa, ma l'unica cosa che desideravo era sedermi e che tutto fosse finito. Mi dicevano anche che chi aveva la nomination doveva sedersi lungo il corridoio centrale, ma il mio posto era 6 poltrone all'interno e mi sono detto, è fatta, sono fuori. Poi la premiazione è iniziata e mi hanno chiamato. Credo di essere stato in trance, anzi lo ero proprio perché mi ricordo che sono salito sul palco, ho fatto il mio piccolo discorso e poi improvvisamente ho visto tutta quella folla di fronte a me e ho avuto l'impressione che il mondo intero crollasse. Thank you.